Sonia Lepore, perché oggi davanti al Cardarelli? Cosa chiedono gli infermieri molisani? Allora, gli infermieri molisani oggi si trovano a manifestare e ad aderire quindi allo sciopero indetto a livello nazionale dal NARSIND, in quanto le condizioni di lavoro degli infermieri sono diventate ormai insostenibili in tutta Italia, ma in Molise in maniera particolare. La cronica carenza di personale ci porta a dover fare turni di lavoro estenuanti, 12 ore di servizio, ma addirittura alcune volte diventano anche 24. E queste condizioni ormai non sono più accettabili, anche perché questa grave carenza di personale incide inevitabilmente sulla qualità e sulla sicurezza delle cure. Noi chiediamo di essere messi nella condizione di poter svolgere bene il nostro lavoro e chiediamo che ci sia il giusto riconoscimento per una professione che ha visto crescere le sue responsabilità nel corso degli anni. Durante il periodo della pandemia non ci siamo sottratti a dover fare enormi sacrifici, non ci siamo mai tirati indietro, però le istituzioni ci hanno voltato le spalle. A parte sui social le belle parole che ormai sono vuote di significato, a parte l'essere appellati come eroi o angeli, basta con questi appellativi. Gli infermieri hanno diritto ad avere il loro giusto riconoscimento anche da un punto di vista economico, oltre che il riconoscimento di competenze. Pensate che in Molise gli infermieri che sotto la pioggia, la neve, sotto il vento, hanno dovuto lavorare ore e ore interminabili di lavoro per poter garantire la somministrazione dei vaccini e per poter garantire l'esecuzione dei tamponi molecolari alla cittadinanza, a distanza di un anno ancora non si vedono corrisposte dall'ASREM queste ore di straordinario. Altre ragioni che ci spingono a scioperare è proprio garantire sicurezza delle cure, la sicurezza delle cure ai cittadini. Cosa ha motivato il NARSIND a livello nazionale all'indizione dello sciopero? L'indizione dello sciopero è perché in quanto le istituzioni a livello nazionale ci hanno negato il riconoscimento dell'indennità specifica per la quale già erano stati stanziati fondi nel 2021 e che ancora oggi non ci viene corrisposta. E poi i lunghi tempi per il rinnovo del contratto nazionale. Siamo ormai scaduto a fine 2021 e ancora non si vede la via del rinnovo. Avevamo chiesto di svincolare l'indennità di specificità per gli infermieri dal rinnovo del contratto, perché quello sarebbe stato un gesto di apertura, un minimo di riconoscimento alla nostra figura professionale, ed è mancato anche questo da parte delle istituzioni. Negli ospedali molisani c'è una cronica carenza di organico, non solo i medici, anche tra gli infermieri. Stando alle vostre stime, quanti ne mancano? Di quanto personale avrebbero bisogno gli ospedali molisani? Allora, negli ospedali molisani in quasi tutti non viene rispettato il giusto rapporto infermiere-pazienti. Da un nostro calcolo approssimativo manca il 20-30% di personale all'interno delle corsie. Abbiamo applaudito l'ASREM quando ha reperito personale a tempo determinato e abbiamo applaudito l'ASREM perché ha bandito dei concorsi per reperire personale infermieristico e di supporto. Il problema è che i concorsi sono stati banditi ma non sono ancora stati espletati. Il personale a tempo determinato è stato assunto ma è stato concentrato poi nell'esecuzione dei vaccini e nell'esecuzione dei tamponi molecolari. All'interno delle corsie il personale continua a mancare e non esiste soltanto il Covid, ma esistono anche altre patologie. I cittadini hanno bisogno di cure non soltanto per il Covid ma anche per altro, e all'interno dei reparti il personale continua a non esserci.